Buongiorno a tutti da Angelo, buon venerdì fine settimana a tutti. Allora, vediamo questo nuovo video, ci ritroviamo, quindi voglio fare intanto saluti a tutti vecchi e nuovi iscritti. Salutiamo Antonella Serredi, ciao Antonella, Francesco Coppola, ciao Francesco, Rosa Milano dalla Svizzera, ciao Rosa Milano che mi segue dalla Svizzera. Ovviamente saluto anche tutti quelli che mi seguono dall'estero, che sono tanti. Saluto generale tutto. Allora, ho cambiato un ottantello qui, siamo su una slot della Crystal Tech, un'altra richiesta, mi hanno richiesto Poppea, questo gioco qua, i soldi non vanno sotto, vediamo come funziona e come va con questo questo gioco. Attenzione sempre al gioco, video dimostrativi per un pubblico maggiorenne, per farvi capire che comunque nel lungo periodo a questi giochi, queste slot si perde, quindi sono video dimostrativi. Chi ha problemi con il gioco non deve inserire nemmeno un euro in nessun gioco, ovviamente. Poppea, vediamo un po'. Slot della Crystal Tech, che ha lo stallo 10 euro a 70, da 70 queste nuove slot della Crystal Tech possono anche azzerarvi con lo stallo rispetto alle Sanremo e Vital Games, però poi ripartono subito, oppure se mangiano dei soldi in più e sono propense poi magari a fare più pagamenti dopo. Ci ha mangiato 10 euro, vediamo un po' come va. Slot che, diciamo, quando sono abbastanza positive vi danno spesso le funzioni con gli scatter, e praticamente vi danno delle funzioni random, e quindi da lì potete capire che può essere, insomma, tra virgolette positiva rispetto alle Sanremo Vital Games. Noi sappiamo che sulle Sanremo abbiamo le vite, le super vite, ma qui, anche se ci sono, non contano nulla. Subito a 3, vediamo un po'. C'è lo scattino, diciamo, abbastanza propensa intanto a fare una partenza, che sia falso o meno, vediamo come si comporta. Vediamo un po', la teniamo in gioco a bet 3, partenza, effettivamente si era capito che c'era sotto qualcosa. Ovviamente è molto bene anche utilizzare il TDS, tecnica dello scarico, per queste slot. Altro scattino, altro giro, altro regalo, cinquantello, amici. Siamo abbastanza positiva come slot. Possiamo essere anche azzerati se non arriviamo a 70 almeno. C'è
ci proviamo ovviamente per a livello dimostrativo, anche se si possono prendere i 50. Speriamo che ci porti allo stallo. Il prossimo video, cari amici, a partire da domenica, sempre su YouTube. Iscrivetevi, vi ringrazio sempre per l'iscrizione, cliccate sulla campanellina per essere aggiornati dei video fatti. Cinquantello azzerato, ci riproviamo se vediamo come si comporta ancora. Quarantello a 50, quindi a questo punto segnale positivo anche per lo stallo. Di solito con queste pagate alte a bet 50 potrebbe esserci uno stallo in zona, vediamo. Primo tiro a bet 50, 40 euro. Non possiamo parlare mai di certezza matematica per quanto riguarda come le Sanremo, le Vital Games. Cioè, quando io vi dico stallo matematico, dico perché si è capito dalle vite e super vite, ma con queste schede della Crystal Tech è molto più difficile capire uno stallo matematico, diciamo. Cinque scatole, va bene, vediamo. Il Colosseum. Colosseo cos'è? Sì, mi sembra di sera. Perché la torre di Pisa è storta, no? Quindi, 8 spin. Comunque, slot trovata positiva, devo dire, perché ci sta già tenendo in ballo senza farci inserire chissà quanto. Sempre però sui cinquantello, vediamo se arriviamo allo stallo. Niente, se non ci arriviamo siamo comunque a rischio scadenza tempo e vediamo cosa farà dopo. Poppea, richiesta effettuata trovando il gioco e la slot. Appena potrò farò anche le altre richieste. Purtroppo sono pieno di richieste, non so più come fare per accontentare a tutti. Si sapeva, zerati ancora. Vediamo se riparte. Adesso ci vuole dare il cinquantello, andiamo a bet 1 direttamente. Dicevo, attenzione al gioco, e anche per chi mi ha chiesto e mi chiede il gioco online, vi consiglio di non giocare, anche se io ho un link sotto i miei video per partite responsabili di siti con regolari licenze ADM. Ma sempre attenzione, ripeto, al gioco. Slot partita positiva e vediamo se inserendo qualcosa ci fa arrivare a uno stallo. O per vuoti, i soldi non vanno sotto. Ma non significa nulla, soprattutto su queste slot e anche le Sanremo.
stiamo tentando di prendere uno stallo. Ovviamente usando il TDS saremmo già andati in vincita, però ripeto, partita integrale, sempre a livello dimostrativo. Finalmente ho finito di imbiancare a casa, mi sono imbiancato io a dire la verità, però ce l'ho fatta, e mia moglie, insomma, dopo le vacanze dovevamo imbiancare, insomma, bene o male qualche cosa sono riuscito a combinare. Stiamo mettendo, adesso siamo quasi, penso, un quarantello inserito. Ci deve dare solo lo stallo per poter recuperare oppure vincere qualcosa. Vediamo un po'. Pagamento, sessantello, forza questo stallo, ci siamo, dai, 72, stallo raggiunto, vediamo un po', 89, 90, già lì si poteva usare il TDS sui 90, eh? Io vado avanti, vediamo cosa si combina, se riusciamo a uscire ancora a 90 più o meno, o un maxi win ci vorrebbe. Thank you.
si vede, è andata bene. Ciao! No, sto facendo un video per YouTube. Mi hai scoperto. No, no, ma sono io. Siamo in diretta su YouTube. C'ho un mio amico che mi conosce, però aveva dei dubbi se ero io e oggi l'ha venuto, mi ha scoperto, perché ovviamente sono in un bar nelle mie zone, quindi mi fa piacere che comunque mi segue anche lui. Abbiamo preso una maxi win, è andata bene su questa qui, anche se abbiamo messo qualcosa, però partita, diciamo, anche bella. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Pagata da 30, ci proviamo, qualche tiro. Ci porta su, è meglio usare sempre TDS, cari amici. Guarda lì quanti giorni, va. Ho capito che vanno presi. Proviamo a uno fino a 30. TDS obbligatorio. È andata bene per chi mi ha chiesto appunto questo Popea, diciamo è andata una partita fortunata anche oggi, anche se abbiamo inserito un po', però qualche cosa portiamo a casa ugualmente. Si prova ancora un 10. La pagata da 50 è stata positiva per lo stallo, quel 40 euro che ci ha dato prima, quindi ha rispettato un po' le mie previsioni su quel tipo
di pagamento. Stop. Ce ne dobbiamo andare anche da questo posto. Vediamo, ho cambiato circa 80 euro cambiati. Vediamo quanto abbiamo ripreso. Vediamo, conteggio monete. Ho cambiato 80. Vediamo un po'. €50, va bene, diciamo. No, è sempre una giornata di lavoro, effettivamente, quindi se ti accontenti magari si evita di fare ulteriori danni. Va benissimo. Adesso provo l'altra. Li dà da 20. Allora, giusti 130, bene così. Allora, cari amici, io vi ringrazio per avermi seguito, ci aggiorniamo allora al prossimo video. È andata benino e sempre attenzione al gioco, anche se è andata bene in questa sessione. Ciao a tutti, un abbraccio da Angelo, grazie.